Benvenuti ragazzi in questo nuovo video dello Shibuya Caffè. Io sono Chris e oggi di che cosa andremo a parlare? Allora, innanzitutto volevo farvi vedere questi due manga, ovvero volume unico Il richiamo di Cthulhu, poi è arrivato il numero 3 di Record of Ragnarok. Così vedremo finalmente come va a finire lo scontro tra Adamo e Zeus. Una nota dolente invece alla Star Comics per Freak Island, perché ho notato stamattina, così anche perché volevo parlarvene, ma prima ci ho dato un occhio, che Freak Island in Giappone è al volume 15. E perché noi in Italia siamo al volume 8 e leggo interrotto? Allora, Star Comics, secondo me dovresti restituirmi i soldi dei volumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, visto che hai deciso di stoppare l'opera, indipendentemente da quello che io facessi. Non lo so, voi che cosa ne pensate? Potrebbe perlomeno rendere disponibili online, con delle traduzioni, i volumi per quelli che hanno almeno letto i primi 8 e vogliono sapere come va a finire la storia. Ma oggi volevo parlarvi di questo bel manga qua, che ho comprato qualche anno fa, usato, infatti i volumi non sono nuovi. Si chiama Junk, Cronache dell'ultimo eroe. Faccio vedere un po' il volume 1, 2, 4 euro, quindi stiamo parlando di... Vi apro il primo così per farvelo vedere, che insomma, guardiamolo un po', sopra copertina, insomma è un manga che comunque si legge e resiste nel tempo. Vi faccio vedere anche qualche disegno. Ecco qua. Direi che forse è anche fatto meglio di alcuni manga che vengono fatti adesso. Ma adesso cerchiamo di capire qualcosa di più di Junk e addentriamoci nella trama. Hiro è un ragazzo che non esce mai di casa per colpa di alcuni suoi compagni di classe che lo maltrattano e lo perseguitano. Un giorno, navigando su internet, si imbatte in uno strano sito in cui si registra ad un concorso. Vinto il premio, gli viene spedito uno strano apparecchio chiamato Junk, che una volta indossato si trasforma in una tuta nera che gli fornisce superpoteri. In particolare, Junk gli fornisce una forza sovrumana e l'accesso a tutte le informazioni, anche private, di internet. Vestito di questa tuta, si vendica subito delle angherie subite dai suoi compagni, ma attira l'attenzione dei media e della polizia. A causa dell'imminente esaurimento della batteria di Junk, Hiro è costretto a scappare verso casa, che per errore fa esplodere, uccidendo così i suoi genitori. Si ritrova così solo, senza casa, ma con un sacco di soldi dell'assicurazione sulla vita dei suoi genitori. Così si trasferisce dapprima a casa della sua amica Ryoko, per poi comprare un appartamento con i soldi dell'assicurazione. Ma c'è un altro Junk che gira per la città, dalle sembianze femminili, che a differenza di lui usa proprio tuta bianca per fare del bene. Per le reciproche divergenze di interessi, i due si affrontano subito in una lotta senza esclusione di colpi, in cui il bianco dimostra di avere una padronanza migliore della tuta. Eccoci qua ragazzi, dunque un manga sicuramente datato, che probabilmente Planet Manga non ristamperà mai più, quindi si può trovare solo usato, si può trovare su eBay tranquillamente, sono 7 volumi che una volta venivano venduti per 4 euro, 4,50 euro, quindi sicuramente si possono trovare ad un prezzo accessibile intorno ai 30 euro, poco meno, poco di più. Il manga ve lo consiglio, vi consiglio anche di rimanere sintonizzati sul canale, dobbiamo ancora fare lo speciale per i 2000 iscritti, quindi quando lo faremo pubblicheremo sicuramente qualcosa su Instagram, faremo un video dedicato e magari faremo anche un bel giveaway, magari anche con una serie completa. Continuate a seguirci, iscrivetevi sul canale, iscrivetevi al canale Instagram, un saluto da Chris e un ciao dallo Shibuya Caffè.